Mi sembra una cosa bellissima, la festa del pane che voi tenete ogni anno qui in Val d'Aosta, come questa lunga, grande tradizione. L'unico rischio di queste feste del pane è di rimanere soltanto un fattore folcloristico, senza riscoprire quanto era salubre il modo di accostarsi al pane, che c'era, nel mondo di ieri, diciamo 100 anni fa, perché le cose sono cambiate a partire da poco meno di 100 anni. Che cosa è cambiato? Innanzitutto non è più pane di segale, se non raramente. Lentamente è diventato pane di frumento. Ci siamo lasciati schiacciare dalle mode che preferiscono il pane bianco oppure il pane integrale di frumento perché è più soffice. La seconda cosa è il passaggio, questo drammatico, dalla lievitazione a pasta madre, a pasta acida, al lievito naturale, alla lievitazione con lievito di birra. Questo ha cambiato completamente le carte in tavola. Allora proviamo a vedere il vantaggio nutrizionale della segale e della lievitazione naturale. Intanto la lievitazione naturale. Anche il pane col frumento, se fatto con la lievitazione naturale, cambia completamente. La lievitazione col lievito di birra è a base di pochi ceppi selezionati di Cerevisiae, cioè questo bacillo, che fermenta anche la birra. Mentre, la pasta madre viene da tutti i microrganismi, quindi batteri, lieviti, funghi, che sono contenuti già nella farina, nel chicco. Tant'è vero che se si macina subito il chicco e si impasta immediatamente, lievita già 24 ore dopo. Tanto è ricco il chicco di questi lieviti. Questi lieviti, è lentissima la pasta madre, trasformano lentamente tutto l'impasto in un impasto molto più digeribile e molto più ricco di microelementi. Più digeribile perché avviene una trasformazione degli zuccheri, ovviamente, che si trasformano in parte in acido lattico e in parte anche in acido acetico, per quello che si chiama anche pasta acida, ma soprattutto anche delle proteine, rendendole più digeribili. Il pane a pasta madre è enormemente più digeribile del pane normale e si mantiene a lungo. Almeno una settimana, mentre il pane bianco normale di panetteria il giorno dopo c'è da buttare. Questa ricchezza di batteri arricchisce anche i nostri batteri intestinali, perché malgrado la cottura, se il pane è abbastanza grosso, e quello della Val d'Aosta, a differenza di altre valli, era più spesso, mantiene una specie di noce interna in cui i batteri rimangono vivi, perché sporizzano, no? E quindi sotto quella forma rimangono vivi anche col calore. Quando il pane lo si lascia lì anche solo 24 ore, ricolonizzano l'intero impasto, infatti il pane a pasta madre è più buono il giorno dopo, e lo rendono enormemente ricco. È una flora, una microflora, che non è tutta compatibile con il nostro intestino. La nostra flora batterica poi selezionerà nuovi batteri, selezionerà, combatterà quelli che non vanno bene, ci sarà tutto un lavorio che ravviva fortemente il nostro microbioma. Sarebbe bello parlare, del microbioma e dell'importanza che ha per la nostra salute. Oggi in medicina è diventata una cosa importantissima. Diciamo che un buon microbioma è condizione di una buona salute. Il microbioma è l'insieme di tutti questi microrganismi che noi abbiamo dentro, che non sono ospiti, sono un organo del nostro corpo. Ecco, il primo contributo è dato appunto da questa flora batterica dovuta alla lievitazione naturale. L'altro aspetto per la segale è che la segale ha delle fibre eccezionali. Le fibre della segale sono sia solubili che insolubili. Le insolubili permettono un miglior transito intestinale e di combattere quindi la stitichezza. Le fibre solubili sono quelle che invece non vengono digerite da noi,
ma vengono digerite dalla nostra flora batterica intestinale, che le trasforma in acidi grassi a catena corta, che sono il nutrimento fondamentale delle cellule del nostro intestino, gli enterociti. Il nostro intestino è sano se le cellule vengono nutrite di acidi grassi a catena corta, acido butirico, acido propionico, che derivano dalla trasformazione delle fibre insolubili. La crusca di frumento ha poche fibre insolubili. Invece la crusca di avena, stiamo parlando della crusca di segale, stiamo parlando di segale integrale ovviamente, la crusca di segale è ricchissima anche di fibre insolubili, quindi è un banchetto di nozze per la nostra flora batterica intestinale. E questo ha delle portate incalcolabili dal punto di vista della salute. Teniamo conto che la segale ha anche una ricchezza di vitamine eccezionale, molte del gruppo B, vitamina A, poi ci sono vitamina E, ma tra queste vitamine una cosa interessante che recupera una tradizione sul pane di segale che c'era in passato è quella della presenza abbondante della niacina. La niacina è una vitamina che protegge le arterie, i vasi sanguigni in genere, anche le vene. E infatti la tradizione antica era che la segale, nutrirsi con pane di segale, proteggeva la circolazione del sangue e quindi garantiva una elasticità e una struttura fondamentale delle arterie. L'ultima cosa veramente ricca del pane di segale è che ha più lisina del pane di frumento. La lisina è l'aminoacido, si chiama, permettete questa parola, aminoacido limitante, cioè la mancanza di lisina è quella che fa sì che le proteine del pane, che sono abbondanti anche, 12%, non sono molto meno di quelle dei legumi, non vengano utilizzate dal nostro organismo. Perché manca uno degli aminoacidi fondamentali che è la lisina. La segale ha più lisina del frumento, quindi le sue proteine sono più utilizzabili. Io credo che occorre, attraverso la festa, cioè approfittando proprio di questa festa del pane, recuperare la tradizione del pane di segale, riportarla non al giorno della festa, ma riportarla tutti i giorni sulla nostra tavola, accanto magari anche al pane tradizionale, cioè moderno, non tradizionale, a quello di frumento. D'altra parte qui in Val d'Aosta si panificava sempre con una parte, in genere un terzo di frumento e due terzi di segale per permettere una migliore lievitazione. Ecco, mi sembra importante che attraverso la festa si risensibilizzi veramente tutta la gente a riscoprire, proprio nell'uso quotidiano, portandolo in casa, si conserva benissimo in frigorifero. Tenete conto che il pane di segale conservato in frigorifero anche solo per qualche giorno aumenta quello che viene chiamato l'amido resistente, cioè aumenta la parte di amido non digeribile dai nostri enzimi digestivi, ma che è digeribile dai nostri batteri intestinali, arricchendo ancora di più la flora batterica intestinale. Ecco, io penso che ci voglia questo ritorno. Bisognerebbe fare un'azione anche di potenziamento dei forni che lavorano bene il pane di segale e che ci sia un potenziamento anche della sensibilizzazione della gente all'interno della Valle della Festa, può essere una buona opportunità per questo. Mi domando, finisco con questa osservazione, mi domando come mai nell'Alto Adige, e un po' meno nel Trentino, ma moltissimo nell'Alto Adige, il pane di segale è di uso quotidiano per tutte le famiglie e qui in Val d'Aosta invece si è perso, quando lo era. Credo che dipenda in parte anche dal tipo di panificazione. Nell'Alto Adige lo sanno panificare molto bene. E poi c'è anche quello splendido pane di segale crostoso e croccante che si mastica facilmente.
che vendono anche al di fuori, lo spediscono anche via nel commercio via web. E quindi produce attività lavorativa all'interno della zona, che potrebbe essere anche per la Val d'Aosta un'attività lavorativa importante. Io penso che riscoprire le antiche varietà, le antiche sono sempre meglio delle varietà nuove, le antiche varietà di segale, riscoprire una buona panificazione di segale, ridare alle famiglie il gusto di tornare a questo cibo così salutare, non può se non migliorare la salute della valle.